scaletta. Grazie. Non avevo il badge, dunque non avevo il programma. Se no ci buttano fuori dalla sala, se non abbiamo il badge, perché sì, siamo. Sì, allora, buongiorno a tutti. Mi fa molto piacere essere qui con amici e colleghi, con la presenza del Vice Ministro, del MIUR, direttore del, del MISE. C'è un amico collega presidente di un ente di ricerca, non sapevo nemmeno che veniva. C'è il presidente di Acredia e tanti, diciamo, rappresentanti della stampa. È un momento molto bello. Io parlo solo un minuto adesso e poi dopo forse dico qualche cosa in più. Siamo appena tornati da Parigi, da Versailles per essere più preciso, dove abbiamo vissuto alcuni giorni molto particolari, dove abbiamo con tanti paesi insieme, più di 60, abbiamo votato all'unanimità un nuovo sistema internazionale per l'unità di misura. E non solo all'unanimità, ma anche siamo arrivati a questo risultato tramite un processo di consenso. Dunque, una cosa bellissima si dice spesso che la pace nel mondo arriva tramite la ricerca, ed è facile dirlo, ma quando vedi che davvero ci sono tutti questi paesi insieme con un obiettivo comune e tramite un processo di consenso di vari anni, poi arriva un altro risultato così bello, è una cosa molto particolare, veramente bello è stato. Ho due slide giusto per darvi il gusto, diciamo, del momento lì. Questo era durante una delle presentazioni, perché ovviamente non era soltanto la votazione, ma anche sono state tante presentazioni. Questo è il premio Nobel Bill Phillips, che racconta la storia del chilogrammo, che ha lì sullo slide che il fatto che questo è l'ultimo degli artefatti, è the last artifact, che ha questo doppio senso anche, che è un artefatto e poi anche una cosa, un oggetto. E ce l'ha lì in mano e lì in questo momento sta dicendo: guardate che strano questo sistema attuale, quello vecchio, perché se questo era l'originale chilogrammo, il fatto che lo tocco diventa più pesante, ma siccome per legge questo è un chilogrammo, tutti voi diventate più leggeri. Questo che sta dicendo in questo momento, che è ovviamente uno degli artefatti avuto del sistema come è. Questo è il nostro rappresentante della delegazione italiana, Capuano, che vota il sì per il sì, per il SI, diciamo. E questo, diciamo, era proprio, diciamo, paese per paese, diciamo, abbiamo votato. È un processo uno alla volta, lì, vota il sì per l'Italia. E questo era, era lì nella piccola mostra che c'era. Questa è la sfera di silicio che vedete, che appunto serve ora per fare per avere riferimento, per fare la realizzazione del nuovo chilogrammo. E qui, diciamo, uno dei contributi che è stato, diciamo, dell'Ingram e dell'Italia in generale è di questa sfera di silicio sapere qual è la distanza tra un atomo e l'altro, e non solo più o meno, ma con quanto sono 8 cifre decimali, sapere la distanza. Oppure puoi anche dire in un altro modo: quanti atomi ci sono in questa sfera, ma lo sai con più o meno l'accuratezza di sapere con quanti granelli di sabbia è stato fatto il Monte Bianco, più o meno, per dare l'idea. E qui mi fermo e qui do lo spazio a Bianucci. Buongiorno a tutti, io sono un giornalista scientifico, naturalmente non ho alcun titolo per parlare qui, se non questo. Portarvi l'emozione di un giornalista che assiste a un evento epocale.
Oggi si conclude qualche cosa che è cominciato il 22 giugno del 1799, quando fu approvato il metro che era stato ricavato dalla misura dell'arco di meridiano, dall'arco di meridiano che dal polo, passando per Parigi, va all'equatore. E fu il momento in cui le misure fecero il primo passo verso una unificazione che oggi si compie e che si compirà ufficialmente il 20 di maggio del 2019, perché adesso la decisione è stata presa, ma diventa operativa il 20 maggio in occasione della giornata metrologica mondiale. Quindi siamo tutti qui testimoni e testimoni emozionati di un evento storico. Siamo felici di potervi partecipare. Quello che è stato fatto è migliorare, ma di molti ordini di grandezza, quello che è stato fatto alla conclusione di quei 10 anni di lavoro partiti con la Rivoluzione francese, che portarono appunto alla definizione del metro di allora, dalla quale fu ricavata anche il chilogrammo, perché il decimetro cubo pieno di acqua a 4 gradi era il chilogrammo dell'epoca. E l'acqua era considerata una cosa universale, in effetti lo è, però non abbastanza per i metrologi moderni. E quello che è stato fatto quindi è l'inizio di un cammino di quello di agganciare le unità di misura a qualcosa che non fosse deperibile, che fosse disseminabile, che fosse universale. E nulla è più universale delle costanti della fisica. Se noi siamo qui e il mondo è quello che è, quello che vediamo, è perché c'è una sintonizzazione molto fine tra le costanti fondamentali della natura. Se la gravità fosse un poco diversa, le stelle, per esempio, non si formerebbero, non si arriverebbe a creare al centro delle stelle una temperatura sufficiente per avere delle reazioni termonucleari. E quindi non avremmo stelle, non avremmo l'energia che ha permesso in 4 miliardi di anni di sviluppare la vita sulla Terra. Ma anche, per esempio, il rapporto, la carica elettrica dell'elettrone, del protone, fanno sì che gli atomi abbiano quelle dimensioni che adesso sono misurate, come diceva il presidente Viesma, con quella precisione, la distanza l'uno dall'altro. Ecco, quello, se le cariche fossero leggermente diverse, tutta la struttura della materia sarebbe diversa e noi non saremmo qui. Quindi, in qualche modo, si è ancorato, il sistema di misura a qualche cosa che è straordinariamente costante. Alcune unità di misura erano già state agganciate prima, quelle che sono state agganciate adesso sono essenzialmente il chilogrammo, l'ampere, il kelvin e la mole, cioè la quantità di sostanza. L'acqua stessa, se non ci fossero queste costanti, non sarebbe acqua, perché la molecola di acqua è una cosa strana. C'è un atomo di ossigeno agganciato a 2 atomi di idrogeno, ma i 2 atomi di idrogeno formano un angolo con l'atomo di ossigeno che è di 105 gradi. Questo dipende dalle cariche elettriche come sono distribuite nella molecola di acqua. Quindi voi vedete che stiamo veramente toccando i fondamenti della natura. Il chilogramma adesso è definito in base alla costante di Planck, l'ampere alla carica elementare, che è questa che vi citavo, che gioca anche sulla forma della molecola dell'acqua, il Kelvin sulla costante di Boltzmann e la mole sul numero di Avogadro. Faccio notare che l'unica costante universale a cui noi italiani abbiamo dato un nome è proprio la costante di Avogadro, che però è essenziale nel discorso di oggi. Avete visto che il chilogrammo viene poi fisicamente realizzato in base al numero di Avogadro. E anche la mole, naturalmente, è essenzialmente il numero di Avogadro. Era già definito il metro come in base alla velocità della luce, il secondo in base alle oscillazioni dell'atomo di cesio, la candela in termini di efficacia luminosa. Che cosa cambia? Beh, diciamo che per noi nella vita di tutti i giorni non cambia niente, sostanzialmente le unità di misura vengono conservate. Questo è essenziale per non creare confusione, problemi nella nostra vita, però tutto cambia per la scienza, nel senso che adesso i riferimenti sono veramente solidi. C'è stato qualcuno del consesso del Bureau di Parigi che si è riunito, di cui avete visto qualche immagine, che ha detto: è come una casa,
La casa è rimasta la stessa, ma le fondamenta sono più solide. Le fondamenta sono le costanti a cui le unità di misura che costituiscono questa casa, questo edificio comune, le fondamenta sono le costanti che hanno reso più solide le strutture superiori di questo edificio. Cambia quindi molto per la scienza, perché voi sapete che gli esperimenti sono sempre più delicati, hanno bisogno di misure sempre più precise, quindi anche la conferma, la riproduzione di un esperimento ha bisogno di una precisione crescente. E questa grande rivoluzione delle unità di misura permetterà appunto anche alla scienza di avere una maggiore sicurezza nelle sue determinazioni. Sarà quindi alla lunga poi un cambiamento nella vita di tutti noi, perché poi tutti noi dipendiamo da scienza e tecnologia. Le misure sono ovunque, basta pensare all'orologio, a come misuriamo l'energia, la meteorologia, il frigorifero che ha due livelli di temperatura al proprio interno, che sono importanti per esempio per la salute, per la conservazione dei cibi, la salute stessa, tutta una serie di parametri che vengono misurati, il commercio, i trasporti, e tutto questo ha un'esigenza di uniformità, un'esigenza di precisione crescente. Per parlare di cose che effettivamente sono e devono essere molto precise, se volete arrivare all'indirizzo che avete dato al vostro navigatore, bisogna che il sistema GPS funzioni al milionesimo di secondo come minimo, ma in realtà funziona molto meglio e se Dio vuole gli orologi sono i più precisi tra gli strumenti che abbiamo di misura. Pensate che ormai gli orologi che si stanno sperimentando, gli orologi ottici che si stanno sperimentando all'IRIM, sono così riescono a scandire una parte su 1 miliardo di miliardi. Questo non è ancora usuale, potrà diventarlo in futuro, però oggi quello che si può già garantire è scandire il tempo con la precisione di una parte su 1 milione di miliardi, 10 alla 15, quindi è già un risultato assolutamente straordinario che rispetto all'uso del GPS, per esempio, è largamente superiore alle necessità effettive. Pensate che se questi orologi che sono in via di sviluppo all'IRIM arriveranno in porto, si potrebbe avere un orologio che dal Big Bang, dalle origini dell'universo oggi, ha scartato di un secondo, perché il nostro universo ha 10 alla 18 secondi e questo orologio è preciso nella misura di una parte su 10 alla 18, quindi mi sembra un orologio abbastanza fidabile. Le distanze dipendono. Sono un po' meno precise, però ormai si misura la distanza Terra-Luna, per esempio, con la precisione di 3 centimetri, facendo rimbalzare un raggio di luce. E venendo invece al chilogrammo, che vedete qui tra l'altro, non lo tocco perché non voglio farvi dimagrire, come è stato detto a Sì, Parigi. era l'originale. Sì, questo non è l'originale, cercavo di gabellarlo Se questa è la per. coppia italiana, solo gli italiani dimagriscono. Ma adesso è appunto agganciata alla costante di Planck, quindi non più un oggetto fisico, ma a un esperimento che si fa con la bilancia di Kibble, che è la bilancia del Watt, ed è una unità d'ora in poi assolutamente universale, stabile, riproducibile, disseminabile. E naturalmente richiede una tecnologia piuttosto avanzata che per adesso non è ancora diffusissima, ma certamente verrà messa a punto rapidamente nei prossimi anni. Solo ancora un cenno storico, perché sennò non percepiamo la straordinarietà di questa giornata. Le misure originariamente erano legate all'uomo, quindi il braccio, il cubito, il pollice, la spanna e così via. Sono rimaste legate all'uomo, nel senso che il metro, il chilogramma e così via, sono delle misure comparabili con la nostra altezza, con il nostro peso, eccetera, eccetera. Sono cambiati appunto i riferimenti e c'è stato in questo un continuo miglioramento. Il primo passo fu assumere la Terra come misura fondamentale da cui poi anche derivare le altre e fu un'impresa assolutamente epica quella che fecero due astronomi, Delambre e Méchain, per misurare questo arco di meridiano che doveva poi dare le basi al metro. La cosa curiosa è che Delambre in fondo se la cavò con un lavoro abbastanza semplice. Méchain invece dove fu coinvolto in guerra, insomma, ebbe una serie di disavventure che resero complicatissimo questo lavoro di triangolazione fatto con uno strumento nuovo,
che permetteva una precisione mai raggiunta prima, uno strumento costruito da un ottico e meccanico che si chiamava Bordin, e questo Méchain alla fine però commise un errore, il metro fu di 0,2 mm inferiore a quello che doveva essere. Per cui già il primo metro era impreciso in qualche maniera e c'era un errore d'origine. La cosa ancora più curiosa è che questo errore Méchain lo nascose a Delambre. Era imbarazzatissimo dall'idea che si scoprisse questo suo errore. La storia gli ha poi dato in qualche modo ragione, perché è vero che c'era l'errore, ma non l'aveva fatto Méchain nei suoi calcoli come lui credeva. Aveva misurato correttamente l'altezza sull'orizzonte di certe stelle vicino alla stella polare, aveva commesso un errore di 4 secondi nel misurarla, mentre le tecnologie dell'epoca permettevano la precisione di 1 secondo, ma il suo filapiombo era deviato dalla presenza di una montagna. E quindi fu quella l'origine dell'errore. Ma questo vi dice Ringrazio, compenso qual era per la questa precisione a compenso. cui già allora si arrivava. E per quel che riguarda il tempo, il secondo e concludo, anche lì la Terra all'inizio fu il riferimento, la rotazione della Terra, ma poi ci si accorse che la rotazione della Terra non è costante, la Terra rallenta di circa 2 millesimi di secondo al secolo, e questo rallentamento non è regolare. E insomma, quando ci furono i primi orologi atomici negli anni 60, già si sapeva che la Terra non era regolare. Si sapeva anche però che l'atomo di cesio è assolutamente regolare, quindi lì nacque il tempo atomico. E sono queste le date fondamentali che riassumo e concludo così. Quindi 1799 si è stabilito il metro, nel 1875 ci fu la prima convenzione tra una quindicina di paesi sul metro, il sistema internazionale che oggi celebriamo come agganciato complessivamente a tutte le sue 7 unità alle costanti universali, nasce nel 1960 il sistema internazionale, il secondo atomico è adottato nel 67, la mole, il numero di Avogadro nell'81. Per darvi un'idea del numero di Avogadro, 6 per 10 alla 23 all'incirca, se voi mettete un dito di acqua in un bicchiere avete circa 18 grammi di acqua, quella è una mole di acqua. E le molecole lì dentro sono circa 100 volte più di tutte le stelle dell'universo. Le stelle dell'universo sono circa 100 miliardi per galassia e ci sono circa 100 miliardi di galassie. Quindi moltiplicate 100 miliardi per 100 miliardi, poi moltiplicate ancora tutto per 100 e avete il numero di molecole che ci sono in un fondo di bicchiere. Ecco, quel numero è quello che loro hanno misurato con quella straordinaria precisione. E l'ultime. Anzi, le prime parole del presidente Viedma hanno dato anche l'idea di questo voto unanime, di questa concordia che è stata trovata sulle misure. Vedete, i metrologi sono un po' una specie di ONU, ma di ONU che funziona. E quindi sono in qualche modo anche un modello politico di comportamento. E le misure sono una garanzia di giustizia per tutti, sono. C'è come dire un metamessaggio in tutto questo, che i popoli possono collaborare, che possono collaborare pacificamente, che le misure possono essere anche loro un piccolo passo, ma molto importante, verso l'uguaglianza di tutti, la dignità delle persone, la diminuzione dei divari tra i popoli, anche quelli di ricchezza. E insomma, l'ONU è un po' una palestra, l'ONU delle misure, cioè il bureau che forse cambierà nome, proprio per non essere legato a una nazionalità precisa, il bureau è in qualche modo una palestra di democrazia. E il messaggio filosofico finale potrebbe essere che comunque rimane sempre un margine di incertezza, in qualsiasi misura, anche la più precisa. Quindi la nostra conoscenza è limitata dalla nostra prospettiva storica, intanto, ma poi è limitata dalle stesse fondamenta della natura, il principio di incertezza, per esempio, nel principio di indeterminazione della meccanica quantistica. Quindi anche la nostra conoscenza non è illimitata, incontra degli ostacoli, ma questi numeri ci possono soddisfare per un certo numero di anni, decenni, forse secoli. Grazie. E allora io adesso darei subito la parola al vice ministro per l'istruzione, Lorenzo Fioramonti, che è direttamente interessata a questo, perché voi capite che queste unità di misura diventano veramente operative quando sono disseminate.
e la scuola e l'università sono i due canali fondamentali perché questo avvenga. Grazie mille, buongiorno. Non so se funziona il microfono, forse non c'è neanche bisogno. Forse sia meglio, perfetto. Grazie. Quindi volevo prima di tutto ringraziare l'INRIN per l'invito a questa conferenza stampa, per il lavoro che svolge, e poi vedo molti colleghi anche nel pubblico, quindi qui presenti. È un tema che generalmente non si associa a un grande dibattito politico e sociale. Eppure voglio provare a collegare il discorso della misurazione al discorso anche della politica economica, della politica di sviluppo. Come diceva lei inizialmente, il progresso nella misurazione è sempre stato in buona parte associato con il progresso scientifico, anche la maturità di una certa disciplina. Forse molti di voi sapranno che Pitagora considerava che fondamentalmente tutto potesse essere raccontato e spiegato in termini numerici, anche la metafisica, anche ciò che non era materiale, la filosofia, la religione, tutto era in qualche modo spiegabile, interpretabile attraverso la logica numerica. Da quel momento in poi, fondamentalmente, il progresso scientifico dell'Occidente ha sempre considerato la misurazione come un elemento di dignità e di maturità di una branca della scienza, di un settore scientifico. E quindi cosa è successo? Che nel tempo, ha detto giustamente lei, non solo tutte le misurazioni hanno sempre un elemento di imperfezione, che con il tempo viene migliorato, viene risolto o se ne creano nuovi. E quindi il progresso anche delle singole discipline nel tempo in qualche modo viene costantemente messo in dubbio e quindi esiste un livello di miglioramento. Ma molte discipline che inizialmente non utilizzavano la misurazione per governarsi hanno visto nell'elemento della misurazione un'opportunità per crescere di valore e anche di importanza nella società. Quindi, se passiamo dalla geometria, dalla metrologia applicata alle misurazioni di carattere fisico, nel tempo l'idea di una misurazione universale, di un sistema di misurazione universale, ha in qualche modo influenzato gran parte delle discipline di tutti i tipi, e soprattutto le discipline sociali, che storicamente non avevano la stessa capacità di avere un sistema come il BioGo, di cui parlavamo prima, in cui tutti si accordassero su un sistema metrico, in questo caso, un sistema di misurazione universale adottabile da parte di tutti. E sicuramente questo è importante sottolinearlo perché se è vero che la maturità scientifica di ogni disciplina è dovuta anche alla strumentazione di misurazione di cui si dota, in buonissima parte è dovuto a quello. È pur vero che questo sistema di adozione universale crea molte opportunità. Ma quando l'errore è sistemico, crea anche come dire, una convergenza di vedute che non è sempre necessariamente utile per il progresso scientifico. E questo lo si vede molto di più nel contesto dove le misurazioni sono state introdotte più di recente, soprattutto nel contesto sociale. Perché dico questo? Perché ho scritto due libri in particolare, prima di entrare in politica, sulla come dire, l'influenza che la misurazione ha sulle scelte, in particolar modo di politica macroeconomica, che sono sempre e più significative per tutto il resto. Quando la misurazione d'estensione, quindi la misurazione geometrica, ha impattato moltissimo il commercio internazionale. C'è stato è stato un elemento, come dire, di universalizzazione, ma anche di creazione di molti dissidi, anche molte tensioni. E poi l'universalizzazione ha creato anche l'espansione del commercio internazionale. Senza un sistema di misurazione internazionale non avremmo il commercio internazionale. Di chi fidarsi? Chi misura? In che modo lo fa? Una volta era sufficiente che un re poggiasse la spada su una bilancia e il peso delle tasse, delle riscossioni fiscali aumentava. Invece l'idea di un universalismo crea sicuramente delle condizioni di espansione economica. È pur vero che questo, in molti casi, ha limitato molto la capacità di analisi e di critica di come la misurazione di per sé influenzi il resto del progresso scientifico in una determinata disciplina. E quello che voglio sottolineare in particolar modo oggi sono le politiche di carattere economico. Molto spesso la scienza economica, in particolar modo adottando un sistema di strutturazione, di misurazione preso in prestito dalle scienze naturali, delle scienze fisiche e così via, ha cercato di dotarsi di un cuore di misurazioni, per così dire, intoccabili, per, come dire, arrogarsi il ruolo di scienza esatta o comunque di scienza il più possibile vicino alle scienze cosiddette hard. E questo è significativo dal punto di vista dell'espansione delle ricerche scientifiche in ambito macroeconomico, ma anche dei problemi che ne derivano.
Perché se è vero che nei secoli dei secoli il nostro sistema di misurazione di estensione geometrica, geografica, può migliorare di qualche millesimo, di miliardesimo, di millimetro, e già questo ha un'importanza significativa, è molto più vero che quando questo si applica alle scienze sociali, piccole differenze creano impatti enormi su quelle che sono le scelte politiche che poi persone come me devono prendere. E allora, se noi pensiamo per esempio al modo in cui noi oggi misuriamo il progresso economico di una nazione e l'intero dibattito che c'è intorno a questo, ma anche il livello, come dire, di uniformità che questo ha generato intorno al mondo, voi capite bene che la misurazione è argomento molto interessante dal punto di vista politico. Cioè, se un paese sfora il 3% del deficit rispetto al PIL, chi lo misura? In base a quali misurazioni? In base a quali standard? Qui non c'è un meridiano terrestre a cui fa riferimento. Non c'è una costante a cui fa riferimento. Molto spesso ciò avviene in base ad una serie, un'impostazione, di misurazione che varia non soltanto in base a una predisposizione ideologica, ma anche varia per mancanza di dati, di informazioni oggettive e così via. E varia addirittura nel tempo. I colleghi che dovessero venire dall'Istituto di Statistica nel pubblico sanno benissimo che le nostre misurazioni, per esempio del PIL, variano nel tempo, che le nostre stime sono spesso corrette, ci vuole in media circa 10 anni per avere una stima più o meno corretta di quello che è stato il PIL in un certo trimestre. Ma dopo 10 anni le decisioni sono state prese, i paesi sono stati premiati, sono stati sanzionati, i governi sono andati e venuti e le scelte sono state. Quindi, cosa voglio dire con questo? Voglio dire che una riflessione, secondo me, che viene dall'ambito hard della metrologia, dell'importanza di migliorare sempre questa innovazione nella misurazione, migliorare sempre la nostra capacità di misurazione, anche lì dove, come dire, nei secoli si fanno miglioramenti quasi infinitesimali, eppure hanno un'importanza enorme nel progresso scientifico e tecnologico delle nostre nazioni. A maggior ragione, questa volontà di migliorare e innovare la misurazione, di creare dibattito sulla misurazione e l'impatto che questo ha sulla politica, sulle decisioni, sulla vita di tutti i giorni. Una commissione presieduta dal professor Joe Stiglitz insieme a Amartya Sen e Jean-Paul Fitoussi, che insegna qui alla LUIS, qualche anno fa, nel 2009, pubblicò un rapporto sulle misurazioni macroeconomiche. In una frase ultracitata disse: la misurazione influenza le cose che facciamo e che decidiamo. Se la misurazione è sbagliata, le decisioni che prenderemo saranno sbagliate. Allora, se si tratta ovviamente di misurazione del tipo, della tipologia di cui discutiamo qui, immagino gli impatti possano essere anche significativi, però nei limiti contenuti di quello che è l'impatto che potrebbe avere sui raccordi internazionali, sulla misurazione di percorsi di legami commerciali e così via. Quando si tratta delle misurazioni macroeconomiche, gli impatti sono immediati, significativi a tutti i livelli. E quindi, secondo me, se noi avviassimo anche magari con la collaborazione di chi si interessa da più tempo e in maniera più approfondita anche in altri settori, i punti di forza e i punti di debolezza del sistema di misurazione esistente, dei sistemi di misurazione esistenti, e questo venisse esteso anche all'ambito della macroeconomia, faremmo una cosa buona per il paese e anche per il nostro continente, che molto spesso è legato a una parametrazione già di per sé complessa e molto spesso funzione di una posizione ideologica, ma se poi andiamo a scoprire, a vedere qual è l'impianto di misurazione che sottende a quel tipo di impostazione, davvero ci rendiamo conto che c'è un divario enorme tra il livello di precisione a cui voi siete arrivati nel tempo in questo ambito e quello che invece governa le decisioni dei governi, che governa le decisioni degli stati e in particolar modo dell'Unione Europea. L'innovazione nella misurazione è fondamentale in un contesto in cui ci rendiamo sempre più conto che l'economia non è in grado, così come l'abbiamo concepita, non è in grado di essere compatibile con gli ecosistemi. Se vogliamo davvero, come abbiamo detto nella sede ONU, di entro il 20 e il 2030 di riuscire a rimpostare il percorso di sviluppo sostenibile, dobbiamo anche considerare il fatto che abbiamo bisogno di sistemi di misurazione adeguati. Non possiamo andare lì con un sistema di misurazione che ci porta in quella direzione o non ci dà alcuna informazione su quella direzione lì. Io ricordo sempre ai miei studenti che in buona parte gli indicatori si chiamano indicatori anche perché indicano non soltanto dal punto di vista della misurazione, ma indicano anche in che direzione andare. Se noi riteniamo che un paese che va meglio è un paese in cui alcune cose aumentano, che cosa accade? Che noi prenderemo delle decisioni che faranno in modo che queste delle decisioni per cui tenderemo ad aumentare le cose che vengono misurate in quel contesto.
ciò che non misuriamo tende a non essere visto, ad essere invisibile. Per tanti anni abbiamo considerato impossibile, per esempio, che i sistemi, gli ecosistemi avessero un impatto di carattere economico-sociale. Poi abbiamo cominciato a misurarli e ci siamo resi conto che invece è così, che invece le api sono estremamente produttive dal punto di vista lavorativo. Noi inizialmente non lo vedevamo, la misurazione ci ha aperto un orizzonte nuovo. Quindi la misurazione è davvero fondamentale, non solo perché ci aiuta a rendere sempre più precisi e più adeguati gli obiettivi di sviluppo, ma anche perché ci offre la possibilità di accorgerci di una complessità che un sistema di misurazione arcaico e impreciso ci occlude. E quindi questo concetto dell'innovazione nella misurazione, secondo me, è estremamente importante. La misurazione non è data una volta per tutte, anche nei contesti dove il livello di precisione è molto 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 superiore, viene costantemente migliorata, c'è un lavoro costante di raffinamento dei sistemi e delle unità di misura. A maggior ragione questo dovrebbe essere il livello di dibattito e di discussione in quei settori in cui il livello di precisione è molto ma molto più basso, e paradossalmente sono molto spesso proprio quei settori che hanno il maggior impatto sulle decisioni che poi vengono prese a livello governativo, a livello statale, e che hanno poi maggior impatto sulla società. Quindi secondo me, voglio dire, questo esula dai compiti della nostra conferenza stampa, anche dell'Istituto Nazionale di Meteorologia, però secondo me è, quando una riflessione sul costante miglioramento viene da chi davvero ha guidato questo percorso nei secoli, questo può avere soltanto un impatto positivo nei confronti delle arroganze o dell'arroganza di alcune discipline che a volte sono convinte di aver capito tutto, invece di buona parte siamo ancora ai regolari, siamo proprio ai primi passi, quando invece ci si riferisce al progresso scientifico del contesto macroeconomico, quindi una scienza molto ma molto molto meno sviluppata e raffinata di altre, e che secondo me bisognerebbe considerare sempre con un grano salis, come dicevano i latini, insomma con un pizzico di sale, perché è estremamente importante che ci sia la consapevolezza del legame stretto tra misurazione, decisioni politiche e impatto che questo ha sulla vita quotidiana di tutti i cittadini. Grazie. Adesso darei la parola a Giuseppe Capuano, che è responsabile per la metrologia legale del Ministero dello Sviluppo Economico e che è la persona che ha... della metrologia legale del Ministero, specificamente la divisione si chiama strumenti di misura e metalli preziosi. Sì, ero io il colpevole, insomma, sono, no, al di là delle battute, è stato un grande onore per me avere avuto la possibilità di votare per l'Italia il nuovo sistema internazionale. È stato molto emozionante anche da un punto di vista umano, c'era un bellissimo clima e ho condiviso queste emozioni insieme alla nostra delegazione italiana, che era composta oltre dal Ministero dello Sviluppo Economico ma anche dall'IRIM, da Credia, dall'Enea, e quindi è stata una bella delegazione ad altissimo livello che veramente è stata all'altezza della situazione e non ha temuto confronti con le altre delegazione di altri paesi che probabilmente investono molto di più, come giustamente diceva il Vice Ministro, in un settore fondamentale strategico per la ricerca scientifica ma anche e soprattutto per lo sviluppo economico del nostro paese. Oltre ad aver votato il nuovo sistema internazionale di misura, abbiamo fatto anche un'altra cosa meno nobile ma sicuramente utile, ossia abbiamo votato il bilancio, il nuovo bilancio triennale del Bureau International des Poids et Mesures. E l'Italia, ricordo, è tra i 20 paesi contribuenti del Bureau, quindi ha un ruolo finanziario molto importante. Abbiamo implementato su richiesta del Bureau dell'1% le risorse messe a disposizione
E credo che sia stata da parte del governo italiano una iniziativa saggia e giusta in un contesto di risorse scarse, di problematiche che tutti noi conosciamo in termini di risorse, di PIL e di parametri. Questo ci permetterà di essere protagonisti maggiormente a livello internazionale sulla metrologia scientifica. Ricordo che molti servizi forniti dal Bureau sono anche utilizzati dalle nostre strutture di ricerca e quindi sono fondamentali per il nostro sviluppo a livello nazionale. Per esempio ricordo sulla questione delle particelle ionizzanti per quanto riguarda gli strumenti che servono a misurare tutte purtroppo chemioterapie, radioterapie e quant'altro, e quindi è importante che la misura sia giusta, esatta, come ricordava il Vice Ministro, proprio per evitare danni ai pazienti oncologici. Questo e tanto altro. Quindi io sono stato onorato di essere presente in quella seduta e di aver votato per nome dell'Italia sia il sistema internazionale ma anche il bilancio che permetterà nei prossimi 3 anni al Bureau, ai suoi ricercatori e ai nostri ricercatori di ben operare in questa direzione. Passando un attimo il livello del ragionamento, parlo della metodologia legale, ossia che un po' è l'altro braccio. Abbiamo, lo dico per non essere detti ai lavori, la metodologia scientifica e la metodologia legale. Noi siamo sul territorio, noi dialoghiamo con le imprese, noi dialoghiamo con i soggetti accreditati che hanno come finalità proprio la misurazione, l'accreditamento dei soggetti che poi operano con le imprese e in economia. Perché io credo che, da economista lo dico, la metrologia legale abbia un ruolo importante come strumento di precondizione di politiche industriali. Ossia, se funziona la metrologia legale, come diceva il Vice Ministro poc'anzi, si dà certezza della misura, si in un certo qual modo si dà certezza del rispetto della fede pubblica e si dà fiducia negli scambi e quindi ai consumatori, alle imprese e alle imprese e ai consumatori, ovviamente il mercato potrà funzionare meglio. Quindi noi abbiamo una grande responsabilità anche come Ministero dello Sviluppo Economico, come metrologia legale, di far ben funzionare l'economia. Io ho stimato qualche mese fa, ovviamente è una stima molto nasometrica e condivido con il Vice Ministro di avere la possibilità di avere un luogo dove discutere insieme a tutti gli attori della metrologia scientifica, metrologia legale, per avere un sistema di misure il più affidabile possibile e gli strumenti di misurazione i più precisi possibili. Se la metrologia legale funziona, abbiamo un impatto sull'economia pari a circa l'1-2% in termini di PIL. So che il Vice Ministro sul PIL non è molto, non lo vede molto affidabile, comunque per il momento abbiamo questo. Un'altra battuta poi che vorrei fare sul ruolo tra scienza e economia, visto che il Vice Ministro ha richiamato alcuni fattori importanti, vorrei citare, innanzitutto condivido, l'economia non è una scienza esatta, anche se possiamo riempire alcune teorie piene di equazioni, ma noi abbiamo le 7 variabili fondamentali, ce l'avessimo noi in economia le 7 variabili fondamentali, non ne abbiamo neanche una, infatti si diceva prima che su 5 economisti hanno 6 opinioni in materia. E con una battuta vorrei dire del grande Isaac Newton, che quando volle intraprendere dei piccoli investimenti personali in borsa nel 1700 acquistando azioni della Compagnia delle Indie, perse ben 20.000 sterline e con una battuta disse: sono riuscito a misurare la distanza tra pianeti, non sono riuscito a misurare la follia delle persone. Quindi se l'ha detto lui, qualche elemento di verità c'era. Comunque sono molto contento di essere qui in questo luogo, di essere presente a questo tavolo, massima disponibilità del Ministero dello Sviluppo Economico, qualsiasi altra iniziativa di coordinamento col Ministero della Ricerca Scientifica, con gli attori della metrologia scientifica e legale per andare tutti insieme per fare più forte questo paese che, ripeto, come Ministero dello Sviluppo Economico siamo la seconda potenza europea a livello industriale, quindi è molto importante. Andiamo avanti tutti insieme, facciamo squadra. Grazie. Poi abbiamo la dimostrazione perché non sono d'accordo sul chilogrammo. La disavventura finanziaria di Newton è tanto più grave se si pensa che
il Comitato Internazionale dei Pesi e delle Misure, che in fondo è il responsabile ultimo dei valori che la Conferenza Generale ha approvato. Quindi siamo stati 18 individui selezionati a livello mondiale a verificare i valori delle costanti fondamentali misurati nei diversi laboratori sparsi in tutto il mondo e a dire sì, si può fare. Possiamo commutare il sistema a un sistema di costanti fondamentali. L'accuratezza e i risultati erano sufficienti e consistenti in modo tale da garantire un cambiamento nella sostanza epocale, ma nella pratica minimo, perché nulla deve cambiare nei pesi e delle misure del mondo al momento, perché questo avrebbe un impatto sull'economia reale sostanzialmente devastante. Quindi è difficile capire la sottigliezza di questo cambiamento, che è un cambio sostanziale nel paradigma, ma non nell'immediato. Allora, il sistema internazionale delle misure è un linguaggio universale ed è un linguaggio che in qualche modo va imparato, va diffuso nella società civile, perché si capisca che cosa viene fatto, che cosa serve e che cosa si può pretendere quando viene effettuata una misura. Di solito lo si dà per scontato. Quando noi acquistiamo un chilo di pane, diamo per scontato che questo chilo di pane sia lo stesso quando acquistiamo il pane in un'altra nazione o in altro continente. Ecco, questo è garantito da un lavoro internazionale di consenso e di verifica anche che questi campioni siano effettivamente lo stesso campione in tutto il mondo. Quindi siamo un buon esempio, in questo senso riprendo quello che ha detto il professor Wiersma, di concordia, nel senso che noi vogliamo veramente contribuire a un miglioramento della situazione a livello mondiale. In effetti il Comitato Internazionale e la Conferenza Generale dei Pesi e delle Misure governano nell'insieme il 97% dell'economia reale del pianeta. Sono rappresentati più di 100 stati e stiamo cercando di arrivare a coinvolgere effettivamente qualunque stato sul pianeta. Un'ambizione. Con questo passaggio alle costanti fondamentali si realizza l'idea di Max Planck formulata nell'anno 1900. Max Planck cosa disse? Guardate, se misurate le costanti fondamentali riuscirete a ottenere un sistema di misura effettivamente valido, valido per tutti e valido anche per extraterrestri. Quindi mi piace pensare all'idea di un sistema di misura così robusto da poter essere compreso anche da un alieno che arrivi da Alfa Centauri. Forse sono un po' ambiziosa in questa mia idea. La prima sfida, si parla di linguaggio universale, di linguaggio che sarà l'elemento centrale per Internet of Things. Internet of Things è un sistema in cui una macchina parla con un'altra macchina e non può parlare altro che attraverso un risultato di una misura. Quindi sarà importantissimo per questo cambio effettivamente epocale della società riuscire a far parlare qualunque macchina in tutto il mondo lo stesso linguaggio e che questo venga compreso nel modo opportuno. Un'ultima osservazione. È sui giornali scientifici e non la crisi della ricerca scientifica in termini di riproducibilità dei risultati. Ecco, la scienza della misura può giocare effettivamente un ruolo fondamentale in questo, ricordando a tutti i ricercatori che un risultato della misura non è soltanto un numero uscito da una macchina trattata come un black box, ma è anche questo numero associato a un'incertezza. L'incertezza non vuol dire essere incerti sul risultato della misura, vuol dire conoscere i limiti entro cui questo risultato è effettivamente accettabile e valido.
Si pensa che la crisi della riproducibilità delle scienze sia dovuta alla frode. Ebbene, non è così. Viene nono come motivo nella lista dei primi 10 motivi per la crisi della riproducibilità. I primi elementi sono proprio la scarsa conoscenza del sistema di misura e l'approssimazione nel trattamento del dato sperimentale. Per darvi una valutazione della rilevanza di questa crisi della riproducibilità della misura, vi posso dire che più del 50% dei finanziamenti del governo degli Stati Uniti alla ricerca per la lotta al cancro sono persi perché producono risultati non riproducibili da altri. Questo vuol dire che nessuno può costruire sul risultato di un ricercatore che ha lavorato in un altro luogo e in un altro laboratorio. Quindi veramente noi speriamo molto di poter contribuire come scienziati della misura a una società che dia dei risultati utili per tutti e utili soprattutto a quelli che li hanno, che ne hanno profondamente bisogno. Un'ultima osservazione. È finita l'epoca degli artefatti materiali. Per la prima volta non dovremo fare riferimento a un oggetto conservato all'interno di una cassaforte chiusa da 3 chiavi nel profondo di uno scantinato in un'area internazionale. Eccolo qua, il sistema internazionale. Ce lo abbiamo tutti nelle mani. Sono i valori di 7 costanti fondamentali. Questo è un elemento estremamente importante e che molto probabilmente genererà in tutto il mondo un'appassionata ricerca di nuovi riferimenti di misure. Questo è questo che io spero da questa nostra rivoluzione culturale. Grazie. Grazie Maria Luisa Rastello di quanto ci ha detto. E viene in mente che molte delle importanti scoperte avvengono trovando una cifra decimale in più, cioè la scoperta è dietro l'ultima cifra decimale. Quindi il fatto che voi continuiate a perfezionare questo sistema è molto importante. Ora darei la parola a Giuseppe Rossi, che è presidente di Accredia. Accredia è un ente di certificazione che in qualche modo media tra l'Istituto Metrologico e il mondo. Buongiorno, grazie. Ringrazio gli amici dell'INRIM per questo invito e naturalmente dalle frasi auliche della scienza della dottoressa che mi ha preceduto passo a una realtà un po' più pratica per cercare di far capire a tutti noi diciamo l'importanza della metrologia nell'applicazione alla vita comune e alla vita corrente. Già il sottosegretario il viceministro ha presentato il tema applicandolo più alla parte della finanza, ma applicandolo al commercio internazionale e applicandolo alle quantità di volumi e di pesi che si muovono, certamente dietro c'è una misura e deve essere una misura molto precisa. E l'altro aspetto che vorrei sottolineare è questa, l'importanza dell'oscillazione della misura, l'importanza del range di oscillazione che si può tollerare o accettare nel mondo delle misure. Questo, come vedrete, influenza anche il nostro lavoro. Accredia, preciso e correggo il giornalista, non è un ente di certificazione, ma è un ente unico di, diciamo, previsto dalla normativa europea, secondo una direttiva europea, la 765, che stabilisce che in ogni paese ci sia un ente unico di accreditamento. Quindi, più che certificare, noi accreditiamo. Chi certifica? Cioè, quindi accreditiamo gli organismi di certificazione, i laboratori di analisi, i laboratori di prova e i laboratori di taratura. Quindi siamo un controllore di secondo livello, perché i primi controllori sono coloro che certificano la qualità, la sicurezza, l'ambiente, le emissioni, eccetera. E ovviamente, parlando di taratura, ristringendoci a questo tema fondamentale di oggi, la taratura definisce la
correttezza della misura di quello strumento. Se ha una bilancia, è la correttezza della bilancia, la taratura della bilancia. Se ha un autovelox, è la correttezza della misura della velocità, eccetera, eccetera. Quindi noi parliamo di infrastruttura della qualità in ogni paese, che è costituita da tre grandi gruppi di attività. La metrologia, perché le misure sono fondamentali, la standardizzazione, cioè la normazione, quindi in casa Italia l'UNI e il CEI, per dire, in ogni paese c'è un ente di normazione, sia per la parte elettrica che per la parte di tutto il resto, della parte meccanica e di tutte le altre attività. E il terzo pilastro è l'accreditamento, cioè il riconoscimento che gli organismi che operano sul territorio, che siano laboratorio, che siano enti di certificazione, abbiano tre caratteristiche fondamentali: la competenza, l'imparzialità e la, diciamo, non ci siano conflitti di interesse, quindi la, diciamo così, indipendenza. Quindi queste tre caratteristiche, indipendenza, imparzialità e soprattutto competenza, sono le verifiche che Accredia fa su chi opera al di sotto. E insieme costituiscono questa, diciamo, infrastruttura nazionale per la qualità. Ovviamente dietro a questo che cosa c'è? C'è il fatto che ci siano dei mutui riconoscimenti tra tutti i paesi, che si applicano le stesse regole, diciamo, in tutti i paesi. Quindi c'è una norma internazionale che è la, detta all'italiana, la UNI o la ISO a livello internazionale 17.011, che regola come funzionano gli accreditamenti e come funzionano in Italia, in Europa e nel mondo. E se si è firmatari degli accordi, cioè se gli altri paesi riconoscono che ogni paese opera in maniera corretta, c'è un mutuo riconoscimento a livello europeo e a livello internazionale. E questo assicura il riconoscimento di una certificazione italiana in tutto il mondo. Quindi per le società che esportano, per chi eccetera, c'è questa semplificazione fondamentale. Naturalmente, per misurare alcune cose che sono più immateriali o intangible non serve, ma in tutto ciò che è poi ha delle quantità e delle precisioni, se voglio misurare una emissione e capire qual è il contaminante che esce da un camino, ci vuole una misura, e quindi lo strumento di misura deve essere preciso e quindi deve essere controllato periodicamente, deve essere tarato. Ecco, questi sono esempi pratici che però, diciamo, questo sistema ha permesso di superare tante barriere, come prima c'erano alle dogane, e di avere una libera circolazione delle merci, una libera circolazione delle professioni. Perché un saldatore che è abilitato e quindi ha l'accreditamento, un certificato accreditato, può operare in tutto il mondo con quel certificato. E quindi libera circolazione delle merci, libera circolazione delle professioni. Naturalmente questo porta dei vantaggi sia alla pubblica amministrazione, sia alle imprese e sia ai cittadini, che poi nel caso della sicurezza alimentare, nel caso della sicurezza della salute e delle misure a cui faceva riferimento il dottor Capuano, le cure mediche, oncologiche, dove la precisione di una radiazione è fondamentale o di stare al di sopra o al di sotto di un limite, di un dosaggio medicinale, queste sono molto importanti. Ecco, per quanto riguarda naturalmente le diciamo garanzie di qualità e le garanzie di quantità che i prodotti chiedono, la prestazione metrologica è fondamentale. Credo che non ci sia bisogno, dagli esempi che mi hanno già preceduto, bisogno di ricordarlo. Ricordo soprattutto questa incertezza del risultato, cioè qual è il limite di tolleranza, detto in altri termini, oppure qual è l'incertezza di misura. Incertezza vuol dire però è un grado di, ripetendo le prove, di vedere qual è statisticamente il limite accettabile. E questo, diciamo, è un dato importante che faccia riferimento, ci sia un campione, un riferimento assoluto, un riferimento di base a cui poi tutte le misure si adeguano. Ecco, i laboratori di taratura che nel nostro paese sono circa 190 accreditati, operano avendo assicurando una riferibilità metrologica
e sono chiamati centri di letteratura secondo la normazione, istituiti secondo la legge 273 del 91, che ha definito che un centro di letteratura accreditato abbia queste caratteristiche. Mi sembra di non aver bisogno di sottolineare altre faccende. Naturalmente sottolineo solo il fatto che ci sia un mutuo riconoscimento a livello internazionale di una misura o di una certificazione fatta in Italia e fatta in un paese che partecipa agli accordi internazionali, ovviamente offre una opportunità di velocizzare il commercio internazionale e gli interscambi a livello mondiale e riduce gli ostacoli tecnici proprio al commercio, che è una fonte fondamentale sia per, diciamo, il import ed export da ogni area commerciale. Questo mi sembra di... Grazie al presidente Accredia Giuseppe Rossi. Se ci sono domande, noi qui abbiamo gli esperti migliori in Italia per quel che riguarda la metrologia, abbiamo delle autorità politiche, governative, e quindi io direi di approfittarne. Avevo, diciamo, ancora due cose da dire. Sì? Se, prima di una domanda, se vogliamo già prendere qualche domanda, qui va benissimo, se no volevo dire due no, cose. No, benissimo, certo. Sì. Prego, Presidente Virta. A parte che qualcuno deve andare fuori a spiegare ai dimostranti che ormai il sistema è stato approvato, dunque diciamo che ogni resistenza è inutile, diciamo, ormai è stato votato sì ad unanimità. No, a parte gli scherzi, volevo dire due cose brevemente prima di arrivare alle domande. La prima è che siamo qui insieme con la presenza del viceministro del MIUR e del direttore del MISE, per cui abbiamo due ministeri qui e questo non è una coincidenza, dove il MISE si occupa dell'infrastruttura e dello sviluppo economico e il MIUR si occupa dell'istruzione a tutti i livelli e anche la ricerca scientifica. E questo insieme, proprio sul tema di metrologia, è una cosa importantissima, perché la metrologia è un esempio che va dalla ricerca di base, lo sviluppo tecnologico, fino alle applicazioni e poi la rilevanza per la società. La società, la vita di tutti i giorni e anche la nostra industria. La metrologia è un tema dove è bello anche lavorare, diciamo, su questo tema, proprio per questo, perché in un singolo ente di ricerca come l'INRIM è presente tutto il filone che va dalla ricerca proprio blue sky, quella fantasiosa, quella che va ad esplorare nuovi concetti, fino alle applicazioni, alla tecnologia e alla fine la disseminazione e la rilevanza industriale, diciamo, che tutti i giorni esiste per la metrologia. Dunque il fatto di avere due ministeri presenti qui è importante e anche un invito magari nel futuro, diciamo, di vedere le possibili avventure insieme che ci possono essere. Questo è uno. L'altra cosa volevo dire, un po' uno sguardo per il futuro. Diciamo, ora abbiamo questo nuovo sistema, questo vuol dire che abbiamo per chilogrammo abbiamo una cosa molto bella ora, diciamo, per poter misurarlo bene e abbiamo un'ottima definizione. Lo stesso valeva già per il secondo, l'ampere, eccetera. A questo punto uno si chiede anche quali possono essere diciamo, i temi per il futuro, no? Perché ci sono tante altre cose che si possono misurare, come diceva il Vice Ministro, diciamo, in economia a volte è molto difficile anche definire parametri, come misuri. Volevo dare alcuni esempi dove credo che, ad esempio, come enti di ricerca come INRIM e anche, diciamo, altri, diciamo, soggetti che fanno ricerca su questi temi, dove ci saranno delle cose interessanti da vedere nel futuro. E una delle prime cose è la metodologia, diciamo, più collegata alla vita, diciamo, più a sistemi biologici, ambiente, dunque uno può pensare a parametri di inquinamento, parametri, diciamo, che hanno a che fare con la qualità del cibo, oppure diciamo il safety del cibo, se il cibo è sicuro, se ci sono inquinamenti, tutte queste cose. Ma anche un altro esempio, ero un po' di giorni fa, un po' di settimane fa al centro trapianti qui a Roma, per vedere proprio nel mondo dei trapianti è importantissimo poter in qualche maniera fare una misura. E un mio collega diciamo, lavora in un'azienda ospedaliera, abbiamo dedicato una giornata
a pensare come si possono fare delle misure su un sistema biologico, molto più difficile perché quello che stai misurando dipende dalla persona, dipende dall'ambiente, cambia, e queste, diciamo, sono cose molto difficili da misurare, ma molto importanti. Un altro esempio che volevo dare è quello sull'energia. Ricordiamoci che abbiamo, e quello è un altro esempio perché metodologia è importante per l'industria, abbiamo in Italia l'ultima fabbrica rimasta in Europa di altissimo livello che produce pannelli fotovoltaici e che sta a Catania, ed è di Enel Green Power. È una bellissima fabbrica che diciamo si sta convertendo alla nuova tecnologia. È uno, diciamo, dei possibili progetti che stiamo sviluppando insieme con questa azienda importantissima per l'Italia, proprio come fare delle misure affidabili su pannelli fotovoltaici, ad esempio, se tutta l'energia in generale, diciamo, la tematica dell'energia, energia rinnovabile e così via. E l'ultimo, che il mio direttore scientifico, diciamo Maria Luisa, dottoressa Maria Luisa Rastello, ha brevemente accennato, il mondo digitale, che si sta sviluppando, diciamo, in maniera estremamente veloce. Si sta sviluppando questo mondo. Pensate che abbiamo degli automobili che fondamentalmente sanno già guidare da soli, ma non soltanto quello, imparano mentre lo fanno e imparano dagli altri automobili che in quel momento, prima e dopo, diciamo, si muovono sulla strada, anche di evitare incidenti. Dunque hanno dei sensori che sono in grado di capire che cosa stava succedendo poco prima dell'incidente e di imparare, fra virgolette, per evitarlo nel futuro. Questo è tutto un mondo, ad esempio, a fare con machine learning, come un tema che avete sentito forse in altri contesti anche, e quant'altro. Dunque ci sarà un mondo sempre più digitale dove succedono tante cose, dove in qualche maniera dobbiamo andare a capire lì come si può misurare delle cose in quel mondo virtuale, come si può dare in qualche maniera una fiducia, un'affidabilità di quello che sta succedendo in quel nuovo mondo, che fondamentalmente è un mondo virtuale. Questi, diciamo, sono tre esempi, diciamo, di settori o temi dove si può pensare ad un sviluppo nel futuro, dove ci sono delle sfide, delle cose interessantissime, a mio avviso, da fare. Questo volevo un attimo per uno sguardo per il futuro. Questo punto. Grazie. Questo riferimento all'intelligenza artificiale è interessantissimo, perché sicuramente sarà la prossima rivoluzione. È già in corso, è pervasiva e quindi riguarderà tutto e tutti. Domande? Mi sembra di non vedere domande, allora io chiederei al presidente Wiesmann di riprendere la parola per un saluto finale. Una domanda a qualcuno? L'evento richiede qualche... Rimaniamo sempre a disposizione, diciamo, anche durante i congressi, a volte diciamo, qualcuno che ha una domanda ma vuole anche farla forse dopo o vuole ancora approfondire. Noi rimaniamo qui, tra l'altro abbiamo sfruttato l'occasione di fare un consiglio d'amministrazione oggi stasera, per cui io rimango tutto il resto della giornata qua, qualcun altro dei miei colleghi, se ancora volete approfondire e discutere. È stato molto bello essere qui con voi, tutti quanti, anche tante persone che sono venute, che sono interessate al tema. È stato bello anche parlare insieme e soprattutto vedere, diciamo, la metodologia da tanti punti di vista, come abbiamo parlato. Contesto europeo, diciamo, in tante altre discipline, qual è l'importanza per la società e quant'altro. Per cui, diciamo, chiudiamo i lavori. Grazie anche a Bianucci per aver fatto da mediatore, diciamo, e di aver portato l'introduzione. Molto bella. E lasciatemi salutare allora Lorenzo Fioramonti, viceministro istruzione, università e ricerca, Giuseppe Capuano, responsabile per la metrologia legale del Ministero Sviluppo Economico, Maria Luisa Rastello, che ci rappresenta nel Comitato Internazionale dei Pesi e Misure, direttrice scientifica INRIM, Giuseppe Rossi, presidente di Accredia, e naturalmente di Derek Wiesmann, che ha aperto e chiuso questa mattinata. Grazie e arrivederci.